Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ciao a tutti. Ecco, oggi giovedì della terza settimana, dove ci lasceremo guidare dal Vangelo di Luca, capitolo 11, dal versetto 14 al 23. In quel tempo, Gesù stava scacciando un demone che era muto. Uscito il demonio, il muto cominciò a parlare e le folle furono prese da stupore. Ma alcuni dissero: "È per mezzo di Belzebù, capo dei demoni, che egli scaccia il demone." Altri poi, per metterlo alla prova, le domandavano un segno dal cielo. Egli, conoscendo le loro intenzioni, disse: "Ogni regno diviso in se stesso va in rovina, e una casa cade sull'altra. Ora, se anche Satana è diviso in se stesso, come potrà stare in piedi il suo regno? Voi dite che io scaccio i demoni per mezzo di Belzebù, ma se io scaccio i demoni per mezzo di Belzebù, i vostri figli per mezzo di chi lo scacciano? Per questo saranno loro i vostri giudici. Se invece io scaccio i demoni con il dito di Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio. Quando un uomo forte, ben armato, fa la guardia al suo palazzo, ciò che possiede è al sicuro. Ma se arriva uno più forte di lui e lo vince, gli strappa via le armi delle quali confidava e ne sparisce il bottino. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde." Ecco, oggi il Signore ci dona una spiegazione perché nella nostra giornata siamo pieni di persone che vivono la disperazione, nell'ansia, nella sofferenza, nelle depressioni, in questa angoscia interiore. Perché, come lui stesso ha detto, ogni regno che è diviso in se stesso è già sconfitto. Come può un uomo essere diviso con se stesso? Ossia, perché durante la Quaresma il Signore fa così tanto il richiamo a una vita sincera, a una vita di coerenza, a una vita di carità, di pienezza, perché lui sa che ogni volta che diciamo una cosa e facciamo un'altra, siamo in lotta, in contraddizione, non contro di lui. Perché guardate, se sappiamo che quando facciamo del male o quando offendiamo Cristo, non è che offendiamo Dio, perché immagino se Dio sarà meno Dio se io sono infedele a Lui. No, Lui continuerà ad essere Dio. Sono io che perderò pian piano la mia capacità di essere figlia, di assumere la salvezza che Lui mi ha dato. Quindi ogni volta che nella nostra vita lavoriamo contro noi stessi o siamo divisi dentro noi stessi, perché custodiamo nel nostro cuore rancore, mancanza di perdono, invidia, gelosia, i sette vizi capitali, ci sono tanti pesi che ci dividono e arriva un punto in cui non sappiamo chi siamo e ci perdiamo di noi stessi. E ogni volta che ci perdiamo di noi stessi, ci perdiamo di Dio. Perché, come diceva Santa Teresa, no? Io devo conoscere Cristo per amare Cristo, devo conoscere Cristo per conoscere me, devo conoscere Cristo per amare me. Quindi oggi il richiamo è molto, ma molto profondo, cari fratelli, di questa conversione di cuore, di questo lasciar sì che il Signore possa scacciare via, come ha fatto con questo demonio, tutto quello che non è suo nella nostra vita, nel nostro cuore. Quindi chiediamo al Signore la grazia di avere a che fare come questo indemoniato che è arrivato da Gesù con le tenebre, con il buio in sé, con l'inferno in sé, e ha lasciato sì che Cristo, che era la luce, che Cristo, che era l'autore della vita, gli donasse la vita, la parola. Quindi chiediamo al Signore pure di addentrare nei nostri inferni, di illuminare la nostra vita, il nostro cuore, scacciare via tutto ciò che è di peso e che ci impedisce di essere noi stessi, ossia di essere e vivere da salvati. Ti auguro ogni bene, che la grazia del Signore possa allontanare da te tutto ciò che non è Dio nella tua vita. Pace e gioia a tutti.